sindacati reggiani condannano la manovra del ministro Fornero, colpevole di aumentare la precarietà e di licenziamenti senza tutele. La CGIL, torniamo indietro di 40 anni, perché i parlamentari reggiani di sinistra l'hanno votata? Processo per le morti da Eternit. La Procura di Torino ha presentato appello contro la sentenza che prescrive reati per lo stabilimento di Rubiera in Napoli. Resta la paura del terremoto, ma Reggiolo cerca di combattere la paura con tante iniziative anche dedicate ai bambini. Le banche di credito cooperativo aprono linee di credito ai giovani per finanziare imprese fino a 100.000 euro. All'AI staremo vicino alle imprese e ai progetti. Risale al 2003 l'inchiesta ed il Piovra per furti, incendi ed estorsioni. A distanza di 9 anni arrivano le condanne per gli affiliati alla cosca di Grande Aracri. Nuovi servizi interattivi e un nuovo sito con servizi agli utenti. La Biblioteca Panizzi di Reggio inaugura anche una sala lettura e studio. Il Comune di Reggio contro gli sprechi. Ricicla i manifesti delle iniziative e li trasforma in borsine in vendita all'ufficio turismo. Il ricavato a favore dell'inserimento lavorativo dei disabili. Giovedì 28 giugno, buonasera e bentrovati in nuovo appuntamento con l'informazione di ETV Teletricolore che si apre con la pagina dedicata al lavoro. Polemiche a non finire e strappo tra la politica e i sindacati nel giorno in cui in aula a Montecitorio è stata votata la riforma del mercato del lavoro. Sulle barricate anche la triplice reggiana che, seppur con toni diversi, condanna le misure che non aiuterebbero la crescita, aumenterebbero la precarietà e cancellano gli ammortizzatori sociali. La CGIL chiama in causa anche i parlamentari reggiani di sinistra che l'hanno votata. Sentiamo l'intervista di Cristiana Boni. Penso malissimo nel merito e nel metodo. Penso che sia gravissimo quello che è successo ieri. In sostanza un voto di fiducia votato a larghissima maggioranza dal Parlamento. Per produrre il solito scalpo dei diritti dei lavoratori da portare al cospetto dell'incontro che c'è oggi a livello europeo. In sostanza l'Italia si presenta per affrontare una crisi internazionale, europea, che parte dalle questioni della finanza, che parte dal fatto che gli Stati non hanno saputo affrontare la crisi che appunto ha un'origine di natura finanziaria e bancaria, utilizzando appunto lo scalpo dei diritti dei lavoratori. Chiederemo per quali motivi l'hanno votata, anche ai nostri parlamentari reggiani, lo chiederemo direttamente, perché vorremmo da loro sapere quali sono i motivi per i quali con questo voto loro hanno migliorato concretamente le condizioni dei lavoratori reggiani, dei lavoratori della piccola, della media, della grande impresa. Vorremmo capire questi parlamentari cosa credono di poter dire in prospettiva a questi lavoratori, che saranno anche elettori. Più morbida la CISL, che parla di una misura necessaria ma che non risponde ad alcune richieste fondamentali come il rilancio dell'occupazione. Giudica in questo caso questa riforma come in questo momento indispensabile e quindi da questo punto di vista questa fase si doveva chiudere, diciamo così, come si è chiusa. Ci sono alcune critiche sicuramente sui singoli, diciamo, provvedimenti e in modo particolare noi abbiamo fatto una richiesta che fino adesso non è stata soddisfatta, che è quella che venga prorogato la partenza del nuovo meccanismo che sostituirà la disoccupazione, la cosiddetta assicurazione per l'impiego per i lavoratori, non entrando in vigore nel 2013 ma nel 2014. Da questo punto di vista però dobbiamo rilevare che ci sono anche alcune questioni, in modo particolare la questione dell'apprendistato e anche da questo punto di vista un freno a quelli che sono alcuni rapporti flessibili che in passato sono stati gestiti, diciamo, poco correttamente, pensiamo ai contratti a progetto o altri tipi di contratti cosiddetti atipici, da questo punto di vista, che hanno avuto un freno e quindi questo secondo noi è già una prima risposta. È logico che dal punto di vista complessivo, se dobbiamo pensare che questa riforma dia uno sviluppo immediato a nuova occupazione ad altro, questo non è sicuramente un passaggio.
Dura invece la condanna anche dalla UIL, che parla di misure che bloccano la crescita economica del paese. A noi così l'impianto complessivo non ci garba molto. Non nascondiamo che ci sono alcuni punti positivi, ma gli obiettivi che si poneva, quello di favorire l'occupazione, di snellire le tipologie contrattuali, di rendere quindi anche più veloce il processo dalla flessibilità all'occupazione piena, tutto sommato la crescita, quindi non ci vediamo niente, assolutamente non ci vediamo, anzi ci vediamo degli elementi di negatività. Il vero concetto che noi non smettiamo di ripetere, credo tutti i sindacati, è questo: l'occupazione non si fa con decreti legge di questo tipo, l'occupazione si fa favorendo la ripresa delle aziende, facendo investimenti, facendo le cose che servono veramente, le riforme, perché non è che l'impresa, se licenzia uno, dà luogo a occupazione. Spesso questi licenziamenti sono di carattere, per fortuna abbiamo mantenuto fatto la tutela sui licenziamenti discriminatori, perché ci mancava solo quello. Nei licenziamenti oggettivi per problemi economici ci passava di tutto. Cambiamo argomento e parliamo di Eternit. La Procura di Torino ha presentato appello contro la sentenza con cui lo scorso 13 febbraio il Tribunale del capoluogo piemontese ha condannato a 16 anni di reclusione i dirigenti della Eternit per disastro doloso e omissione dolosa di cautele antinfortunistiche. La Procura contesta la prescrizione per il reato di disastro doloso relativamente agli stabilimenti di Rubiera e Napoli. Anche Reggio Emilia rientra in una maxi operazione delle Fiamme Gialle di Padova contro le false GRIF vendute all'estero. Seguendo le tracce contabili, bancarie e doganali, la Guardia di Finanza ha ricostruito una filiera commerciale capeggiata da una sessantenne che aveva allestito uno showroom del falso nel quale accoglieva gli acquirenti contattati dai suoi presunti rappresentanti. 29 le persone denunciate in tutta Italia per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla produzione, commercializzazione e vendita di prodotti recanti marchi contraffatti. E c'è tanta voglia di tornare alla normalità anche a Reggiolo. Torniamo a occuparci del sisma. Ci vorrà però del tempo prima che i segni del terremoto passino. Intanto non mancano le iniziative per i bambini, tra i più colpiti dalla paura. Il servizio di Antonio Lecci. Dedicate ai bambini a Reggiolo, dove le iniziative non mancano, ha avuto un ottimo riscontro la festa con giochi, laboratori creativi, spettacoli organizzata nell'area attrezzata del Parco Chico Mendes, da settimane ormai punto di riferimento per terremotati e per famiglie che dormono in tenda per il timore di rientrare nelle abitazioni, pur se raggibili, soprattutto di notte. Diversi artisti, tra i quali il burattinaio Dimmo Menozzi e Dante Cigarini, si sono esibiti gratuitamente per far divertire il pubblico dei più piccoli attraverso favole, leggende, canzoni, sketch divertenti che hanno visto protagonisti anche alcuni imbarazzati genitori. E poi lo stand dei palloncini con i nomi dei bambini, il laboratorio della treccia proposto dai volontari dell'associazione di Villarotta, le creazioni con le formine di cartone, oltre a pedalate nel verde, momenti spensierati per cercare di non pensare al terremoto e ai danni provocati al paese. La festa è stata arricchita da un rinfresco offerto da Conal, Sigma di Fogliano, Forno Antica Macina di Reggio. E sempre a favore della popolazione terremotata di Reggiolo è andato il ricavato di una festa con artisti locali promossa in Piazza Unità d'Italia Novellara con l'appoggio delle associazioni locali. Un contributo di 2.000 euro sempre per la ricostruzione di Reggiolo è stato donato grazie a una cena benefica curata dallo chef Andrea Incerti Vezzani con oltre 60 commensali organizzati da Spazio Aperto di Reggio, laboratorio e luogo di incontro tra progettisti e aziende. Nella stessa Reggiolo sono già state organizzate grigliate, cene e altre iniziative per rimettere in sesto le scuole, edifici pubblici, ma anche il centro sanitario 32, ancora inagibile. Adesso ci occupiamo di economia, anzi nello specifico di credito, perché le banche cooperative hanno deciso di aprire ai giovani e lo fanno con finanziamenti fino a 100.000 euro. Al loro fianco Confcooperative, vediamo di cosa si tratta. Puntare ai giovani per rilanciare l'imprenditoria locale ed uscire dal pantano della crisi, sponsorizzando la formula della cooperativa e riuscirci attraverso due strumenti, l'apertura di linee di credito in due banche del sistema cooperativo, quella di Cavola e Sassuolo e la Banca Reggiana, e poi prendere per mano i giovani imprenditori, affiancarli e guidarli per i primi due anni perché l'impresa cresca forte e strutturata, e qui entra in scena Confcooperative e l'impegno che si è assunta. Sono gli obiettivi del progetto Buona Impresa Cooperazione. Ai primi tre attori già citati si aggiunge il consorzio Fidi per le garanzie.
Un'iniziativa nazionale che nella nostra provincia conta di coinvolgere fino a 30 imprese all'anno. 11 i tipi di offerte che i due istituti di credito mettono a disposizione ed in particolare finanziamenti fino a 100.000 euro da restituire in 6 anni per le giovani imprese e fino a 3 milioni di euro se si tratta di aziende da rilevare. È il progetto Buona Impresa che ha come obiettivo lo sviluppo di imprenditoria giovanile basato sul fatto che inizialmente la banca non eroga soltanto un credito inteso come un finanziamento fino a 6 anni, fino a 100.000 euro, ma si svolge una vera e propria attività di affiancamento e di condivisione del progetto di sviluppo che si vuole apportare. Quindi tre fasi importanti, la prima fase è quella di affiancamento, la seconda di gestione dell'attività creditizia con delle logiche appunto di costituzione e anche di garanzie ulteriori, una sorta di circuito chiuso a se stesso, ma che ha la finalità di avviare nuove imprese oppure di andare a finanziare dei passaggi di generazione fra imprenditori che subentrano ai genitori o che vanno a comprarsi a imprese già avviate. Quindi... Lasciamo la pagina dell'economia e apriamo quella di giudiziaria, perché a distanza di 8 anni dai fatti si torna a parlare dell'inchiesta Edil Piovra, che nel 2003 aveva portato all'arresto di 14 persone legate alla criminalità organizzata per furti, incendi ed estorsioni. Dopo un rimpallo di sentenze dal giudice di primo grado fino alla Cassazione per poi tornare in corte d'appello, per 3 di loro, e cioè per Marcello Muto, coinvolto nell'incendio al Bar River di via Dalmazia nel 2002, Vincenzo Niutta e Antonio Grande Aracri, i giudici della Corte d'Appello di Bologna hanno deciso le condanne, che vanno dai 4 agli 8 anni per associazione a delinquere di stampo mafioso. Noi ci fermiamo, restate in nostra compagnia, un primo breve stacco pubblicitario. Bentornati in studio, rivediamo insieme i principali fatti del giorno. I tre sindacati reggiani condannano la manovra del ministro Fornero, colpevole di aumentare la precarietà e di licenziamenti senza tutele. La CGIL, torniamo indietro di 40 anni, perché i parlamentari reggiani di sinistra l'hanno votata? Processo per le morti da Eternit. La Procura di Torino ha presentato appello contro la sentenza che prescrive reati per lo stabilimento di Rubiera e Napoli. Resta la paura del terremoto, ma Reggiolo cerca di combattere la paura con tante iniziative anche dedicate ai bambini. Le banche di credito cooperativo aprono linee di credito ai giovani per finanziare imprese fino a 100.000 euro. All'AI staremo vicino alle imprese e ai progetti. Risale al 2003 l'inchiesta Edil Piovra per furti, incendi ed estorsioni. A distanza di 9 anni arrivano le condanne per gli affiliati alla cosca di Grande Aracri. Nuovi servizi interattivi e un nuovo sito con servizi agli utenti. La Biblioteca Panizzi di Reggio inaugura anche una sala lettura e studio. Il Comune di Reggio contro gli sprechi. Ricicla i manifesti delle iniziative e li trasforma in borsine in vendita all'ufficio turismo. Il ricavato a favore dell'inserimento lavorativo dei disabili. Cultura e conoscenza. È attivo da oggi il nuovo sito internet www.bibliotecapanizzi.it, una nuova veste grafica e tanti servizi online in più per permettere ai navigatori della rete di accedere ai nuovi contenuti e nuove modalità di fruizione dei servizi. Il nuovo sito internet è prima di tutto un importante strumento di innovazione. La biblioteca si presenta nella ricchezza delle sue collezioni antiche e moderne e delle sue risorse e servizi agli utenti. È stata inoltre presentata la nuova sala di lettura dotata di 36 postazioni di studio e la mostra dedicata a Corrado Costa che inaugurerà il 7 luglio. E continua presso l'ufficio turismo del comune di Reggio Emilia la vendita delle borse del progetto comunale Tutta un'altra storia. Le borse sono realizzate con il tessuto in PVC recuperato dagli striscioni realizzati dal Comune di Reggio Emilia in occasione di eventi e manifestazioni. Le borse sono state realizzate nell'ambito di un progetto per l'inserimento lavorativo di soggetti in difficoltà del servizio sociale del Comune di Reggio, in collaborazione con la Caritas. Le borse, disponibili in diversi modelli, hanno costi variabili dei 10-15 euro. Il ricavo della vendita finanzierà il proseguo dell'attività lavorativa.
L'emergenza terremoto ha annullato una fiera tradizionale come quella di San Quirino a Correggio, ma ora si vuole recuperare almeno in parte il festeggiamento con Buonanotte Correggio. Vediamo di cosa si tratta. L'emergenza terremoto ha fermato tante iniziative nella bassa, comprese alcune importanti feste, tra cui la tradizionale sagra di San Quirino, forse l'evento tra i più amati dalla gente di Correggio e dintorni. Ma ora che almeno l'apparenza lo sciame sismico sembra rallentare la sua potenza, la stessa gente di Correggio vuole ripartire, vuole tornare a proporre iniziative ricreative. E lo fa sabato sera con Buonanotte Correggio in programma come primo evento pubblico dopo la prima fase dell'emergenza terremoto. Tanti gli appuntamenti ricreativi, culturali, di spettacolo, oltre che gastronomici, tra Corso Mazzini, Piazza Garibaldi, il Correggio Art Home, Galleria Politeama, Piazza Conciapelli. Diverse le iniziative per i giovanissimi, con narrazioni, cinema, giochi. Ogni locale pubblico, bar o pub, apre le porte a spettacoli vari e arte. Il Midnight Quartet con Monica Perboni, il gruppo di flamenco Aio Blanco, gli artisti della pittura Tiziano Ghidorsi, Davide Guidoni, oltre alla mostra di acquerelli di Maria Angela Carnevali a Palazzo Contarelli. E poi il Rayon Vert Acoustic Trio, il Lapis Train Group, il concerto di Babel, la cantante Alesia. Sono tra i protagonisti chiamati ad animare una serata e una notte che vuole essere un modo per ripartire, per lasciare alle spalle un po' di paura. Diverse poi le iniziative di solidarietà rivolte proprio alle popolazioni terremotate, tra queste anche la ricerca del proprio ritratto da trovare tra i negozi nelle vie del centro. Con l'acquisto della foto si farà un'offerta a scopo benefico, senza dimenticare i vari stand e le associazioni del volontariato, in una zona che ha conosciuto le ferite causate dal sisma in occasione del terremoto del 1996. Studenti della Facoltà di Medicina dell'Università di Modena e Reggio, tra i bambini delle tendopoli dei comuni colpiti dagli eventi sismici nel maggio scorso. Con l'ospedale dei pupazzi questi universitari porteranno giocattoli e sorrisi ai piccoli di Finale Emilia, Carpi e Cavezzo. La prima data è stata quella di oggi, anche il rettore si congratula con loro. Scopo del gioco è dare ai bambini che stanno vivendo con paura le conseguenze del sisma la possibilità di vedere da un altro punto di vista il mondo ospedaliero e l'ambiente medico in generale e far capire loro attraverso il transfer rappresentato dal pupazzo appunto che non c'è da avere paura dei camici bianchi. Noi ci fermiamo per un secondo stacco pubblicitario. Teletricolore Meteo. Il meteo è offerto da Pettenati, il mobile in campagna. Da Pettenati Mobili, grande vendita promozionale e grandi sconti su tutti gli arredamenti presenti in mostra. Pettenati Mobili, a Pieve Modolena di Reggio Emilia. Previsioni meteo per domani venerdì 29 giugno. Cielo sereno tutto il giorno, le temperature minime previste si attestano sui 22 gradi, le massime raggiungeranno i 34. Teletricolore Meteo. Il meteo è stato offerto da Pettenati, il mobile in campagna. Da Pettenati Mobili, grande vendita promozionale e grandi sconti su tutti gli arredamenti presenti in mostra. Pettenati Mobili, a Pieve Modolena di Reggio Emilia. E adesso veniamo alla pagina degli appuntamenti. Domani alle 21.45 all'Arena Estiva Stalloni a Reggio Emilia sarà proiettato il film Maternity Blues del regista toscano Fabrizio Cattani. Seguirà l'incontro appunto col regista. A Brescello domani e sabato le serate finali del Brescello Film Festival, dunque restiamo in tema di cinema con proiezioni e premiazioni del regista Giuliano Montaldo. Al via domani la festa estate alla Pappagnocca, al Parco Noce Nero e al Centro Rosta Nuova in città con diverse animazioni. A Poviglio prosegue la festa della birra, così come a Budrio di Correggio la sagra della locale parrocchia e a Campeggi nella fiera di San Pietro e Paolo. Noi ci fermiamo ma rivediamo insieme i principali fatti del giorno. I tre sindacati reggiani condannano la manovra del ministro Fornero colpevole di aumentare la precarietà e di licenziamenti senza tutele. La CGIL torniamo indietro di 40 anni perché i parlamentari reggiani di sinistra l'hanno votata? Processo per le morti da Eternit. La procura di Torino ha presentato appello contro la sentenza che prescrive reati per lo stabilimento di Rubiera e Napoli. Resta la paura del terremoto, ma Reggiolo cerca di combattere la paura con tante iniziative anche dedicate ai bambini.
Le banche di credito cooperativo aprono linee di credito ai giovani per finanziare imprese fino a 100.000 euro. All'AI staremo vicino alle imprese e ai progetti. Risale al 2003 l'inchiesta Edil Piovra per furti, incendi ed estorsioni. A distanza di 9 anni arrivano le condanne per gli affiliati alla cosca di Grande Aracri. Nuovi servizi interattivi e un nuovo sito con servizi agli utenti. La Biblioteca Panizzi di Reggio inaugura anche una sala lettura e studio. Il Comune di Reggio contro gli sprechi. Ricicla i manifesti delle iniziative e li trasforma in borsine in vendita all'ufficio turismo, il ricavato a favore dell'inserimento lavorativo dei disabili. Il telegiornale di Teletricolore termina qui, noi vi diamo appuntamento alle prossime edizioni. Grazie di averci seguito, buona serata.